questa giornata anche l'ANPI provinciale di Terni, insieme alle altre associazioni compatentistiche d'arma, è presente per ricordare la ricorrenza dell'unità della patria e della giornata dedicata alle nostre forze armate. I nostri partigiani infatti combatterono prima contro il tedesco invasore, poi si schierarono volontari con l'esercito italiano e, risalendo la penisola, combattendo la divisione Cremona, portarono a compimento quella liberazione e quindi unità della patria dall'occupazione nazifascista. Noi siamo presenti qui anche come ANPI in questa giornata di ricordo del 4 novembre per ricordare anche i partigiani che, secondo il Risorgimento, liberarono l'Italia dall'occupazione nazifascista. Ricordiamo i 300 volontari ternani che partirono il 2 febbraio del 1945, no, per liberare l'Italia sempre dal nazifascismo, e quindi anche Terni ha dato un grande contributo alla libertà del nostro paese per instaurare la democrazia e la libertà in Italia.